Se tifi Roma stasera, metti like adesso, quindi è un segnale che diamo così di tifo verso la Roma. Io tifo Roma stasera, quindi like questo video se anche tu tifi Roma per questa sera. Attenzione all'Ajax che ha già vinto due volte fuori casa. Al sedicesimi ha vinto a Lille in Francia 2-1 contro il Lille, negli ottavi ha vinto in Svizzera 2-0 contro lo Young Boys, quindi segnando sempre due gol. Attenzione, attenzione a questa Ajax. La Roma non deve neanche lontanamente pensare di avere già passato il turno. Ha fatto tanto vincendo in Olanda, quello sicuramente, però adesso deve capire come giocare. Ha due modi di giocare la Roma, due modi: o vuole addormentare la partita, e questo creando delle ragnatele, facendo il gioco sporco un po' all'italiana, spezzando il gioco, insomma, non dare ritmo a questi ragazzi terribili dell'Ajax, e questo è uno. L'altro invece va bene, loro devono segnare due gol almeno, noi incominciamo a segnare di nostro e vediamo come va la partita. Questo secondo me sarebbe un errore, cioè se la partita incomincia a essere azione contro azione, va a vantaggio dell'Ajax che deve segnare. Secondo me quello che deve fare la Roma è davvero addormentare la partita come ha fatto il Real con Liverpool ieri. Tutto qua, ma non tenendo palla, ma proprio gestendo le situazioni, gestendo quei fazzoletti di campo. Proprio ognuno deve gestirsi il suo fazzoletto di campo e non fare prendere il ritmo all'avversario, perché questi qua sono giocatori giovani e giocatori abituati a vincere. Stanno vincendo tanto in Olanda, nell'Eredivisie, cioè il campionato olandese, e stanno vincendo tanto anche fuori casa. Hanno fatto 12 vittorie, un pareggio, una sconfitta praticamente. Quindi segno che loro sanno come si vince fuori, cioè nel loro DNA sanno come si vince fuori. La Roma, il DNA della Roma di quest'anno purtroppo non è dei migliori, cioè nel senso, quando la partita è stata davvero quella temuta e la Roma un po' squaglia. Non deve essere così, non deve essere così, deve rimanere solida, deve rimanere dura. Fa bene, fa benissimo Fonseca se mette i giocatori di esperienza, perché questa è una partita di esperienza. Questa è una partita di esperienza. E attenzione, anche se la Roma fa il gol, anche se la Roma dovesse fare il gol e siamo là tutti contenti che la Roma ha fatto il gol, a quelli bastano due gol per andare ai supplementari. Quindi la fase è veramente forte, la fase è quella che darà la situazione a questa qualificazione, è proprio la difesa della Roma: non concedere nulla. Lo so che non è facile, una cosa è dirlo, una cosa è farlo, però il punto è: quanto spazio gli dai a questi giocatori dell'Ajax? Cioè, quanto vai a coprire la tua area? Quanto vai a coprire la tua metà campo? Quello è importante, ancora più importante di quanto invece fai per segnare, perché la Roma potrebbe anche fare due gol, però ripeto, se fa due gol vuol dire che la partita è aperta e quelli ne possono fare 3-4, e questo io che vorrei evitare. Questo che vorrei evitare. È una partita che sento che la Roma può passare, sento che la Roma può passare, se passa ci sarà il Manchester United, ma il punto è: giovedì e il venerdì, che fu il giorno dopo di giovedì scorso, il venerdì eravamo già tutti lì a dire: adesso il Manchester United, vediamo se passa col Manchester United. Ma la partita, la qualificazione non è così chiusa. La qualificazione è ancora da giocare. La qualificazione è ancora da giocare. La Roma deve giocarsela. Deve giocarsela come la Roma può fare. E se la Roma passa, e passa di intelligenza, passa con, come dire, appunto, giocandosela di esperienza, allora anche la partita col Manchester United può essere una partita che è passabile. Ma non siamo là, non siamo assolutamente là. Il Manchester United, quello sì, ha vinto già 2-0 in Spagna, quindi già in semifinale, ma la Roma no. La Roma ha bisogno del nostro tifo, quindi like, mi raccomando, non dimenticate di mettere i like. Iscrivetevi comunque a questo canale che sta crescendo sempre di più. Oggi ci sarà pronostico e scommesse è la rubrica più vista del mio canale, sempre 2-3 mila persone a cui piacciono i pronostici, che io dopo metto anche su Instagram, quindi ci giochiamo insieme per chi ha voglia di giocarsi questi 2 euro. Che altro dire? Campanella se siete già iscritti, ragazzi, e commentate. Io voglio sapere la vostra su questa partita, su come questa partita secondo voi andrà ad essere giocata, come questa partita sarà giocata specialmente dalla Roma, cioè quale sarà il punto tattico, il tema tattico della Roma in questa partita. Perché ripeto, ci sono due scuole di pensiero in questo momento: vattene là, giocatela e fai più gol possibili. Non mi piace tanto, però è.
plausibile. L'altro invece, attenzione, siamo in Italia, sai come si gioca, sai come si chiudono le partite, sai come si, non dico mettere i pullman davanti all'aria, però quasi ci siamo, quelli devono fare due gol, quindi fai di tutto per non fargli segnare gol e lì te la giochi così. Qual è la vostra idea? Come la giochereste voi se fosse Fonseca? Aspetto le vostre risposte, i vostri commenti, risponderò a quasi tutti, spero, risponderò a molti dei vostri commenti. A più tardi, ciao, a più tardi con pronostico e scommesse. Ciao ragazzi, mettete la campanella, ciao ciao.